Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Piccoli Grandi Passi presenta la nuova collezione autunno-inverno per grandi e piccini. Una rinnovazione di colori e di design, attenti alla qualità e alla varietà delle nostre linee, proponiamo i nostri brand 100% made in Italy. Solo Soprani, Sylvian Hitch, Sauconi, Adidas, Balducci, Polo Club, Diadora Asso e Lelli Kelly. Scopri le ultime tendenze e gli aggiornamenti sulle pagine Facebook o di Instagram. Vieni a trovarci a Colonia Marina. Con Piccoli Grandi Passi raggiungi la comodità. Amici telespettatori, come vi hanno detto ieri, allorquando abbiamo dedicato un 60 News, in una visione quasi speciale potremmo dire, l'abbiamo dedicato interamente alla venuta in Calabria del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ora invece parleremo delle notizie della settimana, riprendendo e mutuando quello che abbiamo lasciato e abbiamo voluto sottolineare, che il 60 News di questo sabato aveva come punto di riferimento quei temi che abbiamo lasciato in sospeso. Il primo era quello del Padre Nostro, l'intuizione di Marino, così titola il quotidiano nella pagina della Locride. Ad essere sinceri, di tutto potevo pensare, ma che questo Filippo Marino potesse essere uno che nei palazzi vaticani conta e di conseguenza è in grado di smuovere quelle acque che caratterizzano la Chiesa, la quale come istituzione rimane ferma su principi e come tale sfidano anche i secoli. Poi ho visto la fotografia sul giornale, Filippo Marino, una persona a me molto cara, direttore didattico a quel tempo in quel di Palmi, una figura alquanto impegnata nel campo delle lettere e delle arti, un uomo con i piedi per terra che vedeva nella visione della Chiesa quei principi fideistici che lo animavano e lo corroboravano ogni giorno che passava sempre di più. Filippo Marino spesso mi portava i suoi articoli che apparivano sull'Osservatore Romano, le sue riflessioni filologiche. È stato colui che ha scoperto, traducendo dall'ebraico
il Padre Nostro ha trovato delle incongruenze che dovevano essere poste all'attenzione. Ma quando noi parlavamo qui in studio la settimana scorsa e dovevamo affrontare il tema del Padre Nostro, che cosa mi aveva colpito? Che sì, a scoprire è stato un errore di traduzione nella preghiera del Padre Nostro, che il professore Marini ed altri motivi nel 2012 era stata conferita dall'amministrazione comunale di Ferruzzano la cittadinanza onoraria. A quel tempo il comune era presieduto dal sindaco Maria Romeo, vice sindaco era Ciccio Marando, e allora io pensavo più che altro all'amministrazione comunale di Ferruzzano e non a chi aveva posto all'attenzione della curia romana questa non felice traduzione. Ora invece ho più orgoglio io dello stesso Filippo Marino, perché l'ho conosciuto per lunghi e lunghi anni, ha insieme a me operato in maniera proficua durante il concorso magistrale. So benissimo, per aver operato con lui per anni, chi è l'uomo di scuola, il professore con il quale nella Chiesa e nella fede che professa trova i principi ispiratori del suo vivere quotidiano. Vito, fa piacere sapere che un tuo amico ha smosso queste acque ed è finalmente pensandoci, non ci indurre in tentazione. Ma non solo, allora, ecco i motivi di orgoglio. Tu naturalmente ne hai doppio perché lo conosci personalmente, quindi hai modo anche di stimarlo come direttamente sul campo, perché l'hai conosciuto come operato, adesso in pensione, hai operato come dirigente scolastico. Ha poi tante pubblicazioni su Padre. Però, esatto, ma lui ecco perché è stato... E dovrei avere, tra le altre cose, se non sbaglio, una sua cartolina di palmi con il francobollo della Vara, c'è la Varia, con l'annullo speciale, che lui ha voluto proprio per me conservare e darmelo in quella circostanza. Non so che fine ha fatto, ma sono sempre ricordi che passano gli anni ma rimangono impressi nella nostra coscienza. Non so se la parola forse è grossa, ma nella nostra mente, diciamo. Ma allora, prima di tutto che ha smosso qualcosa nella Chiesa che entrerà in vigore il primo gennaio. Sì. Con il primo gennaio cambierà la preghiera relativamente a questo passaggio, non ci indurre in tentazione, del Padre Nostro dei cristiani. Quindi sia per chi professa la fede, ma per chiunque ha un interesse di tipo culturale, sa qual è l'importanza del Padre Nostro. Il Padre Nostro è la preghiera, è l'unica preghiera consegnata a Cristo, almeno nella tradizione cristiana è questa. Allora, la storia dove nasce? E gli studi di Filippo Marino hanno poi praticamente contagiato la Pontificia Accademia Mariana, perché lui è un componente di questa Pontificia. Vale a dire, tutti i testi che sono arrivati a noi, il testo del Vangelo, sono testi che sono stati tradotti dalla lingua madre di Cristo, che era l'aramaico, è stato tradotto in greco e successivamente dal greco in latino. È un po' quello che avviene oggi. Il greco, quando è diventata la lingua del mondo allora conosciuto come oggi l'inglese, era chiaro che dall'aramaico venisse tradotto e successivamente anche nella lingua latina. Non è l'unico, ci sono altri errori di traduzione, ma questo è stato lampante
importante nel momento in cui se ne discute da tanto tempo. I francesi sono stati i primi, la Chiesa francese è stata la prima a cogliere questa intuizione di Marino, perché già nella Chiesa francese è stata introdotta la modifica, sia pure sperimentale. Adesso invece è consacrata perché c'è una posizione anche del Papa, dal 1 gennaio cambia, laddove si dice non ci indurre in tentazione ma liberarci dal male. Se il Signore ci indicasse, ci indurge. Si dirà non abbandonarci alla tentazione. Ora, questo tipo di modifica, che apparentemente è semplice, in effetti semplice non lo è. Non lo è per due motivi. Uno, per il contenuto, giustamente, che è di tipo filologico e di tipo teologico, vale a dire non c'è un Dio che ti spinge alla cosa, ma casomai è giusto il termine di non abbandonarci, nel senso proteggerci da tutto questo male, quindi ha un suo fondamento. Ma la difficoltà sta di più nella recita della preghiera, perché la preghiera assume spesso come una forma di veicolo di tipo popolare, no? Quando entra nella dizione, nella liturgia, è tentato uno a recitarlo come l'ha imparato da piccolo, quindi non è una modifica che tu fai dall'oggi al domani, cioè quando tu ti soffermi nel recitare la preghiera del Padre Nostro, se non fai attenzione è difficile non ripetere non ci indurre in tentazione e sostituirlo letteralmente dopo che l'hai recitato per tanti anni con non abbandonarci la tentazione, però è una modifica ormai che la Conferenza Episcopale Italiana ha certificato e verrà introdotta dal 1 gennaio 2019. Peraltro, e qui sta l'orgoglio, un calabrese, Filippo Marino, ex direttore didattico, è colui l'autore che ha ispirato questa modifica. Ti dicevo, ci stanno anche altre. Sì, altre, perché allora, qui c'è il Quotidiano Nazionale che dedica una pagina intera. Dove il nuovo Padre Nostro, anzitutto, che le definisce come sfide della Chiesa in questo terzo millennio, che i vescovi italiani all'unanimità rinnovano la traduzione già da tempo. Dice che pure il Papa è soddisfatto, dice così il nuovo testo, da una visione di un Dio più misericordioso, e quindi anche per il Gloria ci saranno alquanto prima pure delle modifiche. Ci sarà, però infatti non si dice, non si dirà a tutti gli uomini di buona volontà, in effetti, ma si dirà a tutti gli uomini amati dal Signore, che è più corretto, no? È più corretto. Ma ci stanno sul giornale, non vengono riportati, ci stanno altri errori, uno più eclatante, che volutamente, perché è entrato nella tradizione della preghiera, della lettura del Vangelo, in particolare la lettura del Vangelo, e non si ritiene di modificarlo, sta in una tradizione errata, sempre dall'aramaico, dal greco. Al greco, della parte del Vangelo dove si parla della famosa è più facile che un cammello passi dalla cruna di un ago che un ricco si salvi. Lì c'è un errore di accento e di una tradizione sbagliata. Perché? Allora, in greco abbiamo la parola camelos e camelos, che quindi come suono, come lettura è uguale, cambia l'accento, però il significato è diverso. Perché c'è il significato camelos, che sta per cammello, camelos che sta per corda, gomina, proprio traduzione è corda, gomina, quindi è più, siccome non c'è attinenza, quando tu dici è più facile che un cammello passi, che attinenza c'è il cammello con l'ago? C'è una cosa sproporzionata. Che non ha logica, no? Poi può dire anche un cane, un gatto, potresti dire tutto, no? Non ma c'è un cammello. Siccome nella simbologia, nel richiamo simbolico
dico, gli Evangeli è accurato, non sono qualcosa di, è un disegno molto, molto ben fatto di immagini. Qui invece c'è la vera e propria, il proprio errore, perché è più attinente, dice, una corda che passi nella cruna di un ago, la corda ha un sì, suo significato, che non il cammello. Però questa traduzione è rimasta così dall'aramaico in greco e poi successivamente in latino, è rimasta. Però c'è un'incongruenza nella traduzione evangelica, perché non è attinente. Quindi ci stanno diversi studi su questo. La corda si dice, la corda ha in un piccolo foro non può passare, ma il cammello però siccome c'era questa traduzione dall'aramaico in greco, dove camelos e camelos erano simili come parole, ma cambiava l'accentazione, allora cambiava però anche l'accentazione, il significato della parola. Però è qualcosa, vedi, è interessante ed è per noi motivo di orgoglio, per quanto riguarda il Padre Nostro, che questo stimolo venga da un uomo della nostra terra. Un'altra notizia che noi abbiamo lasciato in sospeso, quello del massimo esponente della Protezione Civile, Carlo Tanzi. E lo dicevamo perché lui doveva essere a Mammola per portare un contributo a quella giornata dedicata alla fragilità del nostro sistema, principalmente montuoso, nel momento in cui noi assistiamo che basta un po' d'acqua, frane, smottamenti, fiumi che non hanno argine, fiumi che oggi sono riempiti di canneti, di arbusti di qualsivoglia natura, ma principalmente per quel che riguarda il sistema idrogeologico, il territorio che scende a valle ad ogni piesso spinto. Tanzi, che viene ad essere espulso, dice il quotidiano della Calabria, al 90°, cioè pochi giorni prima della scadenza del suo mandato, con una sospensione di 45 giorni. Quindi una bufera al massimo sulla Protezione Civile. Dopo la denuncia di Tallini, un provvedimento disciplinare per il massimo dirigimento della Protezione Civile in Calabria. Noi abbiamo sempre sostenuto che Tanzi era l'uomo giusto al posto giusto, oltre ad essere un geologo con un curriculum alquanto valido. Più di una volta lui dice: io posso ritornare ai miei studi e alle mie inclinazioni o alle mie vecchie occupazioni, nel momento in cui nella nostra terra si cerca di porre un rimedio ad un qualunquismo che dilaga ogni giorno che passa sempre di più, mettendo un freno a quelle che sono le realtà, gli sperperi principalmente, si addensano nubi che portano poi anche ad un'esasperazione del personaggio. Questa sospensione, che da più parti è stata criticata, viene ad essere attuata quando si poteva fare a meno, pochi giorni prima della scadenza del mandato. Però da più parti viene sottolineata la presenza di Tanzi come elemento cardine della Protezione Civile nella nostra regione, come di un addetto ai lavori che sapeva svolgere con grande capacità il proprio compito. Vito, è cosa che succede sempre da noi nel momento in cui una persona cerca di svolgere il proprio mandato con coscienza, con onestà, mettendo alla porta ruberie di qualsivoglia natura,
poi quella spada di Damocle, tutti cercano di poterla con più forza, dico, farla cadere sulla testa di chi voleva mettere ordine in un sistema che ha fatto per anni acqua da tutte le parti. Adesso, allora, nello specifico, no? Tanzi è stata una scelta, una delle poche scelte felici. Una delle poche scelte felici, perché una persona competente, una persona che non ha peli sulla lingua e quindi si è mosso per dare una dritta alla protezione civile calabrese, ha toccato certamente, ha calpestato i piedi a qualcuno, l'avrà fatto di sicuro, tant'è vero che due dirigenti interni della regione Calabria si sono rivolti al TAR, e quanto prima ci sarà un pronunciamento del TAR, proprio perché allora Oliverio ha optato per una scelta esterna, non per una scelta interna. Ma abbiamo visto come si è mosso, c'è anche tra i non addetti ai lavori, si è percepito benissimo che c'è un cambiamento, che è una persona innanzitutto dotato di competenze e una persona che sa il fatto suo. Questo adesso è arrivato, ecco, anche qui la caduta di stile, ed è vero, cioè, no? Però quando è stato fatto? Nel momento in cui si ipotizzava che poteva essere rinnovato l'incarico. Bravo. Cioè le cose all'italiana. Allora proprio puzza questo provvedimento, no? È inutile, è vero che non bisogna andare per il sospetto, ma certe volte sorge il legittimo sospetto c'è, no? Vale a dire, alla scadenza, certo, quando è innocuo un provvedimento disciplinare, lui scadeva il mandato. Quindi non aveva, o lo facevi nel momento opportuno, ma farlo adesso non ha significato. Cioè, l'unico significare non rinnovate il contratto. Allora, l'unico significato che le persone pensanti possono dare, che quello che c'è una scusa per non rinnovare l'incarico. E qui mi fa piacere che c'è invece un gruppo online che ha messo su una petizione proprio per far pressione sul governatore della Calabria a rinnovare l'incarico a Tanzi. Ma c'è un altro aspetto, l'ha sollevato Giletti nella sua trasmissione della domenica, e ha chiesto al presidente Oliverio domani di intervenire. Io spero che non si sottragga a questo invito il presidente Oliverio, cioè che vada e assuma una sua posizione, anche perché in questo comportamento nei confronti di Tanzi sta tutta la logica della vecchia politica o della nuova politica. La vecchia politica significa che sono tutti questi giochini, questi sgambetti, queste operazioni tattiche di potere e a volte scorrette, come nel caso di andare per formalismi, no? Il provvedimento disciplinare nella scadenza del mandato per far fuori invece chi vuole, in qualche modo dimostra di avere le capacità. Siccome noi abbiamo bisogno di entrare con competenze, cioè c'è una penuria che ha affossato e quindi ha demolito questa regione, e purtroppo non solo questa regione, perché questa logica si è imposta e si sta imponendo anche a livello nazionale, cioè dove la competenza non è più una virtù. L'abbiamo visto pure con il vecchio. Esatto, non è una virtù, salvo quando si parla fuori dei propri interessi viene citata, poi quando ognuno è interessato la si mette il presidente col maglioncino, che poi dopo anni viene riabilitato. Ecco, allora in questo caso io che ho a cuore le sorti della sinistra oltre che della nostra regione, io vorrei che il governatore Oliverio assumesse una sua posizione, cioè, ma questo nei confronti dei calabresi tutti, perché è giusto che ci sia, e io vorrei che spiegasse il motivo, prima di tutto qual è la sua posizione personale, che non è poi di poco conto perché lo riguarda in prima persona, poi se per quale motivo lui deve spiegare il motivo
motivo per cui è adottato un provvedimento, o meglio, perché si è adottato un provvedimento di questo genere, se ne era conoscente. Era poi lui lo firma. No, se era conoscente, probabilmente non è lui a firmarlo perché è un capo dipartimento, okay. Ma comunque è il presidente della regione. E che posizione assume per l'oggi e per il futuro? Questo è fondamentale. Perché altrimenti, anche qui, se noi perdiamo i pezzi e perdiamo i pezzi migliori, poi non possiamo gridare, ecco, vedi quando poi fanno le passerelle. A me è piaciuto la chiusura finale del sindaco Calabrese, no? Detto, cioè, delle passerelle non sappiamo che farci, vogliamo vedere concrete. E il Presidente del Consiglio ha detto la Calabria sempre viva il traguardo del dice, mio cuore. È sempre nel mio cuore, dice, purtroppo geograficamente è lontana, è infelice questa espressione, perché oggi non penso che ci sia un punto geograficamente periferico, non esiste, e se è periferico lo è per tanti motivi. Ora, siccome tra i motivi per cui è periferica la nostra regione sta che le competenze vengono emarginate, una di queste competenze a nostro avviso è Carlo Tanzi. Quindi vorrei che il Presidente della Regione su questo dicesse la sua in modo concreto e in modo chiaro, senza tentennamenti e senza machiavellismi. Tutto questo dovrebbe anche indurci a pensare, a rivedere certi atteggiamenti, perché altrimenti non vi è mai una nuova politica dalle nostre parti. Ma che il peggio non ce lo siamo mai lasciato alle nostre spalle. Oggi l'abbiamo detto pure ieri, ma vale la pena riportarlo ancora. Quando sostenevamo che in Calabria, si parlava ecco di politica, i pentastellati hanno fatto un'ingetta di voti, che hanno tantissimi deputati e senatori che non hanno posto all'attenzione della regione un ministro o un sottosegretario, che l'unico ministro, perché è stato pure eletto in Calabria, è Salvini, però che abbiamo il presidente e il vicepresidente, ieri lo dicevamo in maniera molto chiara, della commissione parlamentare antimafia. Cioè, io non è che metto in discussione le capacità di Morra o della Santelli, per carità. La Santelli l'abbiamo conosciuta come uomo politico di destra di lungo corso, Morra è la seconda legislatura. Ma scusate, prima la Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia, è eletta in Calabria. E penso che non ha lasciato un ricordo tra coloro i quali l'hanno votata, si intende. Ora, come sempre, la nostra regione può essere additata come terra criminale. E questo mi pare che anche in una maniera forzata, ditemi che è forzato questo mio termine, ci viene offerta ai politici di casa nostra una presidenza e una vicepresidenza. Non sarebbe stato meglio un ministro o un ministero che conta, se effettivamente la politica aveva e voleva porre all'attenzione la nostra regione? Tu che pensi, Vito? Meglio anche forse un sottosegretario, ma no, ma non per questo. Allora, la commissione bicamerale è composta da 25 deputati e 25 senatori. Qui abbiamo fatto ampliando, perché abbiamo il presidente Morra, il vicepresidente Iole Santelli, il segretario, pure il segretario ce n'è tanto, che è Vandaferro. Quindi abbiamo occupato tutte quante le caselle. Allora, il problema qual è? È possibile che noi siamo in grado
solo di ricoprire incarichi di questo genere. Ormai siamo degli specialisti dell'antimafia. E quello che diceva Sciascia, sì, i professionisti dell'antimafia. Ora, è chiaro che ha una sua funzione importante, funzione importante. Poi alla fine ci daranno pure questi, faranno passerelle, verranno in giro dalle nostre parti in particolare, no? E faranno le loro carrellate, presenteranno documenti, sopra documenti, votati a maggioranza, votati all'unanimità, insomma faranno questo lavoro conoscitivo per le Camere. Ma santo Dio, da una vita che abbiamo questa commissione parlamentare questa produzione, non solo questa grande produzione e poi grandi risultati, non mi pare che ci siano. Quindi ecco perché ti dico, la prima battaglia che va fatta sul terreno, ecco, anche questo ormai è risaputo, no? La letteratura su questo ce lo dice, va fatto sul terreno delle risposte da dare dal punto di vista sociale. Prima è vero che è una battaglia di legalità, lo ha ribadito anche ieri il Presidente Conte venendo dalla nostra parte, la priorità è questa battaglia, la legalità, spesso di questo termine si abusa dal punto di vista della parola, no? Che va più praticata che predicata. Ci vogliono stili di vita di conseguenza imporre esatto, cose. Perché tutta sta più predica, fatti e meno parole. Esatto, tutta sta predica poi è come un po' la farina che se ne va, tutta la farina se ne va al lavato, come si diceva una volta. Ora, il problema è dare risposte in termini economici, sociali a queste realtà, perché si va su due terreni, non basta e non è sufficiente, la storia ce lo dimostra, solo una battaglia sul piano della legalità e dell'osservanza delle norme, che è fondamentale, ripeto, e anzi se questa battaglia si fa in silenzio più che sbandierare i risultati ecco, potrebbero essere anche più incisivi e maggiori. Ma sul piano dei quei problemi che abbiamo visto ieri, no? Se tu non dai in termini economici, non dai spazio ai giovani, se la terra viene, questa terra viene ad essere messa in fuga, tu hai voglia a fare battaglie di legalità, alla fine tu avrai probabilmente un esercito di generali, ma non avrai neanche le truppe al seguito per poter fare questa battaglia. Cioè, questa battaglia probabilmente la vincerai per il fatto che si crea un deserto su questa terra, non perché si vinca sul piano delle risposte che devi dare alla collettività. Ecco perché ti dicevo, tu questa commissione, guarda tu, non è ambita da altri, no? Tu non vedi una concorrenza spietata su questa commissione antimafia, e allora questo ci viene dato come riconoscimento della nostra specificità. No, della nostra allora, specificità. Giustamente come veniva posto, presidente, vicepresidente e segretario, cioè la nostra è una terra, una frontiera, tutti vengono qui per poter poi acquisire titoli. Sì, sì, invece per quanto riguarda il Ministero delle Infrastrutture, no, diciamo, dei lavori pubblici e così via, lì invece le caselle non vengono. E poi un'altra cosa, però mi colpisce un pezzo del Corriere della Sera, perché noi siamo molto frettolosi, ascoltiamo quello che viene posto sui talk show, dove la rissa fa parte della realtà quotidiana, dove ciascuno più grida pensa di aver ragione, o grida quando vuole interrompere l'avversario perché il suo dire deve essere concepito in una visione distorta o frainteso. Vi è un articolo sul Corriere della Sera, questo di Alberto Saravalle, dove governo e società, il giornalista ha voluto, secondo me, riflettere su quel che sta avvenendo in questa politica, che noi non sappiamo effettivamente dove andrà a finire e dove parare. Lo dice che nel nostro paese si sta formando una maggioranza silenziosa che comincia a farsi sentire. Speriamo. Ma questa maggioranza silenziosa, se noi affrontassimo in scala le varie realtà che si sono succedute in questi ultimi 20 anni,
ce ne renderemmo conto che nel silenzio ha sempre sovvertito i pronostici politici. Cioè ciascuno poi, come se ci fosse stato un sottile velo di passaparola, ha cambiato le realtà politiche. In Calabria poi noi siamo dei professionisti del cambiare politica, perché in questi ultimi 25 anni, prima nella provincia ma anche nella politica regionale, sistematicamente vi è stato il principio dell'alternanza. E se l'alternanza c'è stata, è da una vittoria bulgara la minoranza ha sovvertito i pronostici ed è diventata maggioranza bulgara, e così si è ripetuto nel corso del tempo. Cioè noi più di una volta vorrei che ciascuno di noi riflettesse, che facciamo riferimento a quei pochi che abbiamo intorno a noi, non teniamo conto di questa maggioranza silenziosa, come dice qui Sara Valle, e si è sempre fatta sentire. Sei convinto che noi più di una volta abbiamo fatto i conti senza l'oste, oppure quell'oste ha mutuato di volta in volta atteggiamento? Come mai si spiega che c'è stato un sovvertimento politico in una maniera sistematica in tutte le tornate elettorali? Una domanda la mia, che vuole essere anche una riflessione a chi ci ascolta da casa. Bene, io penso che questo titolo, la maggioranza silenziosa, comincia a sentirsi, e io aggiungo magari si facesse avanti, si facesse sentire, è frutto di una riflessione che fa Alberto Saravalle sul Corriere e riguarda quello che è avvenuto a Torino. E lì siamo in una realtà diversa, no? Abbiamo visto che sulla questione... No, io muto quella realtà di Torino anche dalle due parti. Sulla questione, allora, per avere però quella maggioranza silenziosa ci vuole una società civile attenta e non facilmente trainabile da una maggioranza bulgara a un'altra maggioranza bulgara, altrimenti tu non avrai mai una maggioranza silenziosa di quel genere. Dovremmo allora, pure lì la società politica. Civile, quando ha intravisto, ma questa è già la seconda volta che storicamente avviene nel nostro paese. Ricordiamoci la marcia dei 40.000 nell'80, nella Fiat, quando la Fiat praticamente a un certo punto cambiò, allora da lì in poi iniziò la crisi del Partito Comunista vero e proprio. Sì, perché dietro, ti ricordi che allora Berlinguer perorò l'occupazione della Fiat, è stato un errore grandissimo che fece, e c'è stata la rivolta dei 40.000 della Fiat, no? Praticamente era la maggioranza silenziosa. Oggi si ritorna sullo stesso terreno riguardo alle opere pubbliche nei confronti di chi è andato al governo di quella città, una società civile che trasversalmente taglia tutti gli schieramenti. Molti di quelle non hanno neanche collocazione politica, però è un fenomeno che purtroppo lì si è visto, perché lì c'è una società civile che ancora sente di dirle. Il problema qui da noi è che non esiste la società civile, tu non potresti mai, stando alla storia che tu hai raccontato, che ogni elezione significa travaso di voto bulgaro da una parte e un'altra, tu non hai una società civile così vigile. Ma c'è un problema più grosso che stamattina 7 del Corriere della Sera mette in evidenza. Gli elettori moderati, riformisti, liberali non hanno più un partito di riferimento. Ora, si è, vedi, l'anomalia del sistema politico attuale qual è? Innanzitutto si parla, ecco, i protagonisti parlano come se avessero la maggioranza nel paese, eppure nel paese c'è una quota vastissima di popolazione che non va a votare, non va più alle urne. E
però questo non andare alle urne non fa notizia, vedi, non fa notizia. È l'altra quota che una volta accaparrato il potere si sente in diritto di alzare la voce. Ma nello stesso tempo manca un riferimento politico in questa frangente, vedi, la crisi che ha subito il Partito Democratico. E che io non vedo reazione, spero che ci sia, ma non vedo reazione. Sta proprio in questo, questo vuoto rischia ancora di allargarsi. È un danno per la stessa classe politica nazionale, al di là. Non è, a me non preme che il partito, il PD, abbia raggiunto risultati bassi, è che non vi è un contraltare. Allora, a me. Io voglio partiti forti. Allora, a me preme perché io appartengo a questo schieramento e preme, però nello stesso tempo devo riconoscere che in questo momento c'è un vuoto. Ed è un vuoto che è nocivo per il paese, no? Perché allora perché tu non hai un'opposizione organizzata, hai i temi dell'opposizione, cioè ci stanno tutti i temi dell'opposizione, tutti ci stanno. Basta vedere queste figuracce quotidiane che facciamo, e ultima questa a livello europeo, ma anche queste passeggiate fatte e queste interviste scialbe che noi ascoltiamo. Se ci fosse stata una vigilanza e una risposta di opposizione concreta, sul piano concreto, sul piano dell'incisività, anche questa verrebbe a non avere risalto. Però non c'è. E questo rischio lo vedremo quanto prima. Cioè, ma lo vedremo. Un'altra cosa. Allora, tu pensi, io una domanda volevo farti. Non c'era ma tu mai pensi stato. Che in tempi passati, non è che si tratta di prima o di seconda o di terza. No, non parlare con i canoni passati. No, io vi dico un'altra cosa. Il sistema del linguaggio della politica. Vi era un rispetto di ruoli. Sì, oggi tutti si sentono autorizzati a dire, e spesso vengono fuori degli obbrobri. Sì, però allora quando si dice che io vedo ministri della Repubblica che sparano cannonate in un cespuglio. Allora, ma questo non le piccole cose, la degenerazione che noi è ancora più grave, perché nel momento in cui si percepisce questa difficoltà e non c'è una risposta e una reazione a queste difficoltà, la questione diventa sempre più seria. Però tu che cosa stiamo notando? Stiamo notando che in pratica i due partiti di governo fanno sia i partiti di governo, maggioranza e di opposizione, e quindi diventa una farsa e anche gestita come tale, perché quella farsa è voluta, non sono contraddizioni che emergono, sono farse giocate. Quindi guarda, se tu ancora ascolti le interviste, il tema della giustizia per esempio dell'altro giorno, ci fanno parlare così, non esistono di queste, sono giochi di teatro. Noi siamo allora, e sì, perché c'è una stampa e una televisione che ci sta condizionando. Ieri, apro una parentesi, ieri c'era Carofiglio alla Mondadori, Francesco Carofiglio alla Mondadori, e diceva una cosa interessante. Dice: il problema è che noi persone normali stiamo lasciando lo spazio a questi farfalloni che dicono quello che vogliono attraverso la televisione, la stampa, e stanno indirizzando il paese verso il baratro. Perché tu, il problema di questo silenzio che c'è, tu lo trovi nel campo dell'editoria, lo trovi nel campo del giornalismo. Ora, nei momenti più difficili del paese c'erano penne come quella di Montanelli, che erano in controtendenza, ma avevano una logica e una loro serietà. Biagi e compagni. Ora, questi non erano schierati, questi sapevano assumere determinate posizioni,
tu avevi nel campo dell'imprenditoria, tu vedi un vuoto di classe dirigente, cioè gli imprenditori che avevano il controllo della situazione, che quando parlavano, parlavano e parlavano al paese, oggi tu non ce l'hai. Quindi quando si parla che esiste, ci vuole questa maggioranza silenziosa, il problema è non soltanto che esista individualmente, occorre che sia, sia dentro un collettivo, perché deve esprimere una linea di tendenza, altrimenti no, ma il rischio qual è? Il rischio qual è? Che mentre nel passato la maggioranza silenziosa si riconosceva in un determinato gruppo politico, adesso invece sono gli estremismi che si riconoscono, mentre la maggioranza non riesce a trovare un punto di riferimento. Amici telespettatori, in questi due ultimi giorni abbiamo parlato di cose importanti: la politica nazionale, la politica regionale, la venuta del Presidente del Consiglio nella Locri, diciamo anche in Calabria, perché Reggio, Locri, Crotone. Abbiamo visto che cosa sta avvenendo nella stanza dei Bottoni, ma vogliamo prendere pure coscienza e consapevolezza di questo particolare momento che stiamo vivendo. Non ci sarà un domani se oggi noi non viviamo questo presente con una grande apertura mentale, con una grande capacità critica. Vogliamo anche noi essere, sì, questa maggioranza silenziosa, capace però di incidere su quello che è il contenuto socio-economico del nostro paese. E con questi intendimenti ci congediamo da voi, vi ringraziamo per aver voluto sintonizzare sui nostri canali e vi auguriamo una buona domenica a tutti voi. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.